I lavoratori dei servizi postali questa mattina si sono riuniti in un'assemblea per discutere dei nuovi e numerosi progetti di riorganizzazione predisposti da Poste Italiane. Nonostante la disponibilità al dialogo ad un confronto dimostrata, sottolineano i sindacati di CISL, CGIL e FAILP, attraverso concrete proposte di miglioramento e modifica, purtroppo però si registra la totale indifferenza aziendale. L'azienda infatti intende discutere limitandosi al perimetro delle proprie iniziative, rifiutando qualsiasi proposta alternativa, anche se questa si dimostra migliorativa e di minore impatto sull'organizzazione complessiva, tenuto conto che le pesantissime riorganizzazioni presentano vaste aree di indeterminatezza, ma soprattutto rischiano di soffocare lo sviluppo e la sopravvivenza dell'azienda stessa, minando gravemente i livelli occupazionali. L'attuale situazione degli scenari internazionali riferiti al prodotto tradizionale imporrebbero all'azienda un'attenta valutazione di tutti i mercati di riferimento allo scopo di realizzare opportuni e mirati investimenti in questi settori, esempio logistica e corriere, che attualmente sono in forte espansione. Pertanto ritengono opportuno, sottolineano i sindacati, un profondo cambiamento nell'applicazione del modello relazionale di sviluppo aziendale, che devono orientarsi al miglioramento dei processi, alla ricerca e allo sviluppo di nuovi mercati e prodotti, alla valorizzazione delle risorse e ad una più attenta valutazione dei costi rivolta alla riduzione degli sprechi. Ciò consentirebbe un rilancio delle attività, dei servizi aziendali con una forte tenuta dei livelli occupazionali. Al contrario, l'azienda ha approntato un progetto di riorganizzazione unicamente orientato ai tagli, continuando a creare gravi problemi nel settore. Da oggi si parte con le assemblee. Oggi abbiamo iniziato con i colleghi e con i lavoratori applicati presso gli uffici postali e continueremo nei prossimi giorni anche con i lavoratori applicati nei servizi postali, perché noi abbiamo due segmenti. Le motivazioni sono innanzitutto la dichiarazione dei tagli da parte dell'azienda nei confronti di quel servizio postale, circa 12.000 esuberi, e non ci ha detto dove saranno ricollocati. Dall'altra parte noi siamo preoccupati perché non c'è una strategia aziendale per lo sviluppo di questa azienda, siamo preoccupati perché purtroppo spesso non si eroga una qualità del servizio alla clientela, siamo preoccupati perché non c'è un vero piano d'impresa. Quindi, essendo che addirittura l'azienda ha dichiarato pure in Sicilia e anche naturalmente a Catania il taglio di alcuni piccoli uffici postali, non potevamo che dichiarare lo sciopero. Noi siamo a tutela, cercare di tutelare le posti di lavoro, non c'è dubbio, però minacce, abbattimento di regole, non applicazione, contenuti del contratto non possiamo più subire. Poi ci sono mille contraddizioni all'interno dei nostri sistemi, non c'è dubbio che la dichiarazione dello sciopero serve al far riflettere e, perché no, anche a sollecitare questa azienda a risedersi al tavolo per trovare una soluzione.